Buongiorno a tutti. Tempo d'estate, quindi tempo di libri, di letture e di sconti da parte di alcune case editrici. Per cui ho pensato di così, approfittare e di fare un unico video mostrandovi un pochino gli acquisti che ho fatto approfittando degli sconti Einaudi, perché Einaudi è una delle mie case editrici preferite e quindi mi sono lasciata un po' prendere la mano. E siccome i libri che ho acquistato fanno tutti parte della mia TBR estiva, ovviamente io non ho mai rispettato una TBR in tutta la mia vita. E quindi niente, ho pensato di unire le due cose e mostrarvi un pochino gli acquisti che ho fatto, che cosa quindi voglio leggere quest'estate e anche appunto altri volumi che ho in programma di leggere, alcune da molti anni e da molte TBR, quindi saranno libri alcuni che secondo me qualcuno di voi potrebbe anche aver già visto in qualche altro video. Cominciamo. Una delle grandi sorprese degli sconti che mi hanno riservato gli sconti Einaudi è stata la scoperta di uno scrittore in realtà famoso che solo io penso che non conoscessi, ovvero Kazuo Ishiguro. Se qualcuno ha idea di come si pronunci correttamente questo nome, me lo faccia sapere, che è autore, fra gli altri, del celeberrimo Quel che resta del giorno, di cui io non ho né letto il libro né visto il film, quindi proprio totalmente impreparata. Però sono stata folgorata da questo volume, questa raccolta di 5 racconti notturni, che mi sta entusiasmando. Non ve ne parlo adesso perché mi manca ancora un racconto per finirlo e soprattutto perché voglio fare poi un video a parte, però quello che posso dire è che si parla di musica e in alcuni di questi si parla di Venezia, che è una città che io amo tantissimo. Per cui il connubio di queste due cose, unita alla scrittura magistrale di questo autore, mi ha fatto adorare questo volume, adorare. Per cui questo è stato proprio un acquisto assolutamente impulsivo. Sono andata in libreria, guardando un po' nei volumi Einaudi in sconto, ho trovato questo, l'ho preso e me ne sono innamorata. Per cui zero pentimento per l'acquisto. Anzi, al punto che ho deciso di acquistare anche un altro volume di questo autore che mi ispirava per la trama, ovvero Un artista del mondo fluttuante. Quindi questo fa parte quindi della mia TBR, non l'ho ancora letto e quando lo leggerò magari poi ve ne parlerò. Ho preso parecchi libri corti perché d'estate mi piace anche leggere cose un po' più agili, anche se il grosso della TBR sarà dato da un volume decisamente non agile che vi mostrerò fra poco. Sempre nella stessa tornata ho acquistato La bella estate di Cesare Pavese. Credo di non aver mai letto nulla di Pavese. Lo so, non ditemi nulla, però è così. Credo, E mi è venuto poi anche il dubbio di avere già questo volume forse in qualche libreria in campagna, non lo so. Vabbè, comunque ormai è fatta. Un libricino veramente agile, la trama mi interessa davvero tanto e non vedo l'ora di leggerlo. E come il mio primissimo approccio a Ian McEwan con Cortesie per gli ospiti. Questo è un volume che mi ha sempre incuriosita, nonostante appunto sia veramente agilissimo, ma per l'estate secondo me sono quei libri assolutamente perfetti. E ho deciso che questo qui me lo porterò magari in vacanza, cioè di quei libri proprio da leggere in viaggio, che si legge agilmente. Se qualcuno l'ha già letto me lo faccia sapere, Ian McEwan è uno scrittore famosissimo, io però non avevo mai letto nulla di suo e ho deciso di partire da questo. Sempre fra le uscite Einaudi vi mostro due volumi che ho acquistato con i precedenti sconti, quelli che fecero a marzo. E niente, però ne approfitto perché se qualcuno volesse approfittare di questi sconti che vanno avanti, se non erro, fino al 30 giugno, magari potrebbe essere un suggerimento di lettura interessante. Sto parlando di Maschio bianco etero di John Niven, che io avevo già apprezzato moltissimo in A volte ritorno. Questo è un romanzo molto easy, leggendo la trama mi viene da pensare un po' a Nick Hornby come tipologia di trama, di stile, di personaggi. Questo qui sicuramente sarà una lettura estiva. E poi veniamo al pezzo forte, sempre acquistato con gli sconti Einaudi di marzo, ho acquistato Infinite Jest, il mattonazzo di tutti i mattonazzi della storia della letteratura. Penso che sia più lungo, non so, di Guerra e Pace, ma forse no. Allora, io l'ho iniziato, cioè quando l'ho acquistato l'ho iniziato subito, tenendomi anche qualche appunto sui protagonisti, perché già prevedevo che sarebbe stata una lettura impegnativa. E in effetti a pagina 71 l'ho temporaneamente messo da parte perché era un momento in cui non riuscivo a leggere con grande regolarità, con grande concentrazione, quindi ho pensato che potesse non essere proprio il momento migliore per leggere Infinite Jest. Mi sono tenuta il tutto per l'estate, quindi adesso appena finisco i libri che sto leggendo, nella mia mente ci sarebbe quello di partire con lui. Non penso che leggerò
lui da solo, cioè anche perché non ho tanta voglia di portarmelo in giro, in spiaggia o cose di questo tipo, quindi magari uno dei libri che abbiamo stato prima magari lo affiancherò. Però sono veramente curiosa di rimmergermi nella lettura perché in realtà mi stava piacendo, non ci stavo capendo niente, però mi stava piacendo, quel poco che non capivo mi stava piacendo e quindi penso che lo proverò almeno a finirlo quest'estate. È uno di quei libri che, diciamo, tu non avverti praticamente l'avanzare del segnalibro, cioè ti sembra sempre di essere a pagina 2, cioè non so come sia possibile. È veramente un mio feticcio da tanti anni. Quest'anno lo voglio assolutamente leggere. Passiamo invece ai libri che sto ultimando, oltre a quello di Ishiguro. Uno è Gli occhi del drago di Stephen King, che mi avete già visto in uno degli ultimi video. Ho proceduto abbastanza rilento perché leggendo anche la raccolta di racconti non l'ho letto tutto d'un fiato, sono più o meno a metà. Mi sta piacendo tantissimo, tantissimo, veramente, anche se la storia è molto lenta nel suo svolgersi, però mi sta piacendo, è scritto molto bene, è un King un po' diverso, che mi sta davvero entusiasmando. E poi il mio libro da borsetta, per quello infatti che non ho ancora finito, nonostante sia sottilissimo, perché è di quei libri che si possono leggere in giro facilmente, sia per la mole e sia perché sono tutti capitoli a sé stanti uno dall'altro. Un libro bellissimo di Stefano Bollani, Il Monello Guru, L'Alchimista e altre storie di musicisti. Questo per i musicisti, gli amanti della musica e in particolare gli amanti di Stefano Bollani. Io sono fangirl di Stefano Bollani. Ho anche una foto qua dietro con lui, che non so se si veda. Laggiù, no, forse non si vede. Quindi insomma, questo qua assolutamente l'ho tirato di nuovo fuori dalla borsa per cercare di finirlo. Veniamo poi a libri che ho in libreria da un po' e che ancora non ho letto. Più recenti, L'arte di correre di Murakami, anche questa volta uno in Audi. Ero molto tentata negli sconti se prendermi o meno un altro Murakami e in effetti di qui al 30 giugno c'è la possibilità che io lo prenda. Questo qua fra i Murakami che ho in casa era l'unico che ancora dovevo leggere. Anche questo è un libro molto agile e penso che quest'estate potrebbe giungere il suo momento. Così come Signori Bambini di Daniel Pennac. Anche questo è uno dei, mi sembra due, forse soltanto tre, veramente, libri di Pennac che ancora non ho letto e che ho già in libreria in attesa. E mi incuriosisce tantissimo e anche lui, poverino, aspetta già da un po' di essere letto. Quindi cercherò di rimediare. Fra gli ultimi acquisti, invece, questi li avete visti negli acquisti del Salone del Libro di Torino, il saggio La filosofia del Signore degli Anelli, questo per immergermi un po' nell'atmosfera anche in vista di un progetto che ho per il prossimo autunno, e poi un libro di viaggio, perché d'estate il libro di viaggio secondo me ci sta sempre. Sto parlando di Un giorno viaggiando, The Lonely Planet Story, ovvero la storia della coppia che ha creato la Lonely Planet. Io sono una grande fan delle guide Lonely Planet e quindi questo è un libro di viaggio che secondo me d'estate è perfetto. Pesa una tonnellata, quindi l'unico inconveniente è questo. Un acquisto recente che ho fatto approfittando degli sconti Bao qualche mese fa, il primo volume di Lumberjanes, che so essere un graphic novel anzi, molto carino, divertente, interessante, e ho deciso insomma di provare con il primo volume. Se mi dovesse piacere, recupererò anche gli altri, anche se non è che sia economicissimo, 14 euro per un volumetto, però so che i graphic novel hanno questi prezzi e c'è ben poco da fare. Venendo invece al fantasy, di solito d'estate mi concedo quasi sempre un volume di Licia Troisi, in particolare volevo leggere il quarto volume della saga della ragazza Drago, I gemelli di Kuma. E mi mancano appunto questo e l'ultimo, e insomma non sarebbe male quest'estate almeno questo leggerlo. Naturalmente non riuscirò io a leggere tutti questi libri, però diciamo che molto probabilmente però per le mie letture attingerò, ecco, da questa lista. Veniamo a Stephen King. Mi piacerebbe andare avanti con la saga della Torre Nera e leggere il capitolo 2, e poi al libraccio mi sono fatta attirare dalle creature del buio, Tommy Knocker, le creature del buio, che è un discreto mattoncino anche questo, però non so perché sento che questo libro mi piacerà, anche se ho letto delle critiche anche brutte in realtà, però non so, sento che c'è qualcosa che mi attira in questo libro e quindi siccome spesso io mi fido del mio istinto perché non sbaglia, penso che quasi sicuramente sarà una lettura possibile, una possibile lettura estiva.
Il libro della vergogna, un libro che ho comprato tipo 5 anni fa, una roba del genere, e di cui adoro la copertina e anche la trama, ma non l'ho ancora letto, ovvero Hakawati, il cantore di storie. Sì, lo so, è un altro mattoncione, però ci proviamo, che devo dire. È scritto molto grosso, a dire il vero, quindi probabilmente è anche meno mattoncino di quanto sembri. La storia è un po' medio orientale, molto estiva, quindi questa qui anche potrebbe essere una buona lettura per l'estate. Ne abbiamo ancora tantissimi, io non so, sono diventata matta. Libro che ho preso in un book crossing, La lampada di Aladino di Luis Sepulveda. Questo credo che sia una favola alla Sepulveda, quindi una favola in cui però ci sono tematiche anche come l'ambiente, l'ecologia, insomma tematiche intense. È piuttosto veloce e quindi questo qua penso che si possa fare, un libro da spiaggia, come se con un bambino poi in spiaggia si riuscisse a leggere, vabbè. Sempre parlando di temi, diciamo, animalisti, ambientalisti, potrebbe essere giunto il momento di leggere Liberazione Animale, un classicone, insomma, della letteratura animalista. Io amo moltissimo leggere i saggi ed estate, sorprendentemente, è uno dei momenti in cui riesco a concentrarmi di più sui saggi, per cui questo potrebbe essere uno dei possibili candidati. Estate è anche il momento in cui non so perché mi viene la fissa dell'arte. Sarà che andiamo alle mostre, spesso andiamo a Venezia, quest'estate vorremmo andare a Venezia a vedere la Biennale, eccetera, eccetera. Sta di fatto che quest'estate assolutamente voglio leggere, finalmente, che l'avevo già iniziato in realtà, quindi voglio continuare. Peggy Guggenheim, Una vita per l'arte, l'autobiografia di Peggy Guggenheim, donna che io stimo tantissimo, adoro, ho visto due musei Guggenheim, uno a Bilbao e l'altro a Venezia, la sua dimora, diciamo, di Venezia sul Canal Grande, meravigliosa, e mi piacerebbe molto tornarci quest'estate, e quindi appunto ho deciso che quest'estate voglio continuare a leggere la sua biografia. Farei libri d'arte se proprio mi avanzasse tempo, cosa che non credo. Non ho ancora letto un volume, in realtà, che deve essere molto bello perché è edito dal Saggiatore e i volumi del Saggiatore di solito sono meravigliosi, ovvero Diego e Frida, la biografia, insomma, il racconto della storia d'amore fra Frida Kahlo e Diego Rivera. Vediamo se o questo o quello della Guggenheim riesco a leggerli, non so perché d'estate mi viene la mania dell'arte, mi piace moltissimo leggere libri che parlano d'arte. Siamo giunti quasi alla fine. D'estate ci sta anche il libro A Zero Neuroni, diciamocelo, però per darmi un tono ho deciso di prenderlo in inglese, perché così mi dà l'illusione di aggiungere qualcosa al mio bagaglio culturale, nonostante il testo immagino che non sia proprio un trattato di filosofia, ovvero di Sophie Page, To Marry a Prince. Non so nulla di questo libro, però l'ho comprato al mercatino a 50 centesimi e quindi mi sembrava che un libro che parlasse di matrimoni, cose zuccherosissime, però in inglese, potesse essere un buon approccio alla lettura in lingua, perché io sono molto pigra e non ho voglia quasi mai di leggere in lingua, perché non essendo proprio una madrelingua inglese rallento tantissimo ovviamente nella lettura, per cui ho pensato che prendere un libro che tratti di una tematica proprio basic potesse essere effettivamente una buona scorciatoia, quindi vi saprò dire com'è andata. Poi, sempre parlando di acquisti, nel mercatino dell'usato dove acquisto i libri, di solito, ho acquistato due volumi. Uno che non mi dispiacerebbe provare a leggere quest'estate, ovvero Robinson Crusoe, che mi attira tantissimo. C'era una marea di Oscar Mondadori appunto in questa vecchia edizione a 4 euro, 3 euro, così. E io mi sono portata a casa Robinson Crusoe, che secondo me potrebbe essere abbastanza il mio genere di libro, e poi, ma questo non lo leggerò quest'estate, I Miserabili di Victor Hugo. In questa edizione era ancora in cellofanato, cioè proprio nuovo, un'edizione meravigliosa, e ho deciso di riportarmela a casa, che vi devo dire, ve lo mostro perché appunto parlando un po' di acquisti ve lo volevo mostrare, però questo sicuramente non lo leggerò quest'estate. Gli sgoccioli, ultimi due libri, due scrittori italiani ai quali io mi voglio approcciare in realtà, con uno ho già, diciamo, qualche esperienza non proprio entusiastica, però voglio dargli un'altra possibilità. Sto parlando del grandissimo Italo Calvino, questo è Il Cavaliere Inesistente. Io di Italo Calvino ho letto Se non notte d'inverno, Un viaggiatore, Marco Valdo e Il Barone Rampante. Non posso dire che non mi siano piaciuti, però non è neanche nato proprio un grandissimo amore. E quindi ho detto, vabbè, riproviamoci, dai, voglio dare un'altra chance a Calvino. E quindi ho tirato fuori dalla libreria questo, chissà che non sia il suo momento.
Uno scrittore che invece voglio assolutamente approfondire, perché ho ereditato quasi tutta la sua bibliografia da una mia zia, diciamo che ho scoperto di avere nelle librerie dei miei, per quasi tutti i libri di questo autore. E sto parlando di Leonardo Sciascia, di cui ho già letto Una storia semplice, libro velocissimo che mi è molto piaciuto, e ho deciso, fra le varie possibilità, di estrarre porte aperte e di provare a leggere questo. Sono tutti libri piuttosto corti, quindi mi piace questa cosa perché mi permette di leggere più cose anche di uno stesso autore in maniera abbastanza easy, semplice, veloce. Ne ho davvero, davvero davvero tanti, ed è uno scrittore secondo me di cui si parla poco, su YouTube non si parla praticamente, e secondo me invece è straordinario. Io ho letto Una storia semplice e a parte che è tutt'altro che semplice, nel senso che è molto intricata, però ha un modo di scrivere che veramente cattura. Scoprite questo autore perché secondo me merita tantissimo. E quindi ho deciso di leggere questo perché fra quelli che avevo è quello con la trama che più mi intrigava, e quindi porte aperte. Direi che ci siamo, cioè sono quasi commossa, direi che ci siamo. Ora sicuramente quando spegnerò la fotocamera mi renderò conto che ci sono altri 10 libri che volevo mostrarvi, però direi che come TBR estiva già è abbastanza sovrabbondante. Molto probabilmente non riuscirò a leggere tutti questi libri, ma questo è ovvio. Che dire, fatemi sapere se avete già letto qualcuno di questi libri, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!